mi stai per sbattere la videocamera nell'occhio. Non è vero. Sì, aia. E anche oggi in Kinder sorpresa c'è un altro uovo da 5 km. Ragazzi, triplo centret dappertutto. Non si infama la gang. Animali animali, benvenuti in questo nuovissimo video. Giornata sempre fuori per Pokémon Go e alla fine c'è stato il degenero più totale cercando di fare imitare i Pokémon a Sabrina e a sua sorella. Beh, non vi spoilerò niente. Se volete vedere altri video del genere sapete già cosa fare, buona visione. Ok, passata questa esperienza sulle giostre, per la prima volta entreremo dentro al castello. Visto che è prolifica di Pokestop, direi che è il caso di farci un giretto. Salve guardie. Minchia ragazzi, guardate quanto è lontana quell'uscita, cioè guarda addirittura da quanto è piccola. Sarà almeno 1,5 km di strada per arrivare là in fondo. Guarda che discesona. Ah no, è solo una piccola finestrella. E c'è anche un lucchetto, stupida visione ottica. E indovinate un po', anche qua si nascondono gli Squirtle. Questo è uno Squirtle nero. O ci sono dei fili invisibili o questo da quanto aveva fame si è mangiato la chitarra. Amore, cosa stai facendo? Sono comprata le castagne. Ma sei una merda, non hai date neanche una chip. Che tu sei in culo, chip? E dai, vicino al fontanone si nasconde il coccodrillone. Cioè, quello che diventerà un coccodrillone. Che ho già, proviamo, non mi ricordo se erano le banane o l'ananas, quello che mi faceva dare più caramelle. Boh, andiamo a casa. Tieni, mangia l'ananas. Bam. Mi sa che ho sbagliato. Però non è importante. L'importante è che diventi del team. E dai, è così. Bravo. E dai. Minchia amore, guarda che due bocce c'ha questo Pokémon. Che carino. Non sono. Via qua, che ho bisogno di un Pokémon lampione a casa mia. Ma che cazzo, raga, ma che è il raduno dei Pokémon anonimi? Tre Squirtle, Slowpoke. Ma che cazzo è? Ah raga, buongiorno. Quanto? Vai, scatta subito Squirtle, non c'è tempo da perdere. Devo controllare te, la tua famiglia e i tuoi bisnonni che non ci sono più. Castello Sforzesco. Damn. Oh, bella. Sono Squirtle, sono uscito dalla melma. Da Ash a una stella. E si catturna, bella, voilà. Catturo tutti quanti, anche con i guanti. Anche quelli Squirtle che sono piccoli e un po' scarsi. Te, stata tutti quanti. Che bello fare le rime con la stessa parola. Come cazzo osi uscire dalla Pokéball? Entra subito dentro e muto pure. Grazie, l'ho preso. È buono? Sì, ma noi non li raccatti tu spicci a fine giornata? Almeno mi continui a pagare l'affitto. Io dormo con Flauto. E siamo a due. Ah, mi piace sta cosa che sono tutti docili. Bravi bei pampini. Andate al professor Oak. Mica, se facciamo la tripletta qua. Aspetta, quanto è grande questo? Ah, neanche troppo. Userò una Mega Ball proprio perché sono un signore nei tuoi confronti. Bravo che saltelli pure, sei felice, eh? Beh, visto, con le maniere buone. Non è come Clash Royale. Qua con le maniere buone ottieni tutto. Vedete che tre Squirtle quest'estate mi riempo la piscina. Bella raga! C'è anche lo Slowpoke con quella faccia da stupratore lì. Dai che poi ho bisogno di uno bello Slowking. Ma stai fiddando i Pidgeot? Pidgeot, Pidgeot! Guarda come si litigano la gang. La gang non si infama, fra. Sì, ma adesso arrivano anche quelli dal Duomo, arrivano da quanti... Che cazzo... Sono arrivati pure i Natu, sono arrivati i piccioni. Facile.it. Facile. No, no, non voglio il Krabby. Volevo le uova. Facile.it, facile.it. Sgancia questo vetto, che schifo. Non facile.it, non facile.it. E non sgancia comunque. Mica sono tarocchi sti Pokestop qua, eh. Finalmente il comune di Milano ha approvato che è vietato calpestare gli Oddish quando sono ancora sottoterra. Tu cosa ne pensi? Sì. No, cosa ne pensi? Di che... No, perché mi stai per sbattere la videocamera nell'occhio. Non è vero. Sì, aia. Ok, ci sta un piccolo aggiornamento. Io fortunatamente per ora abbiamo trovato 8 uova su 10. E quella da 2 km. Che spero almeno mi dia uno starter piuttosto che una cacata. Eccola qua. Si torna a sbloccare anche le uova, quelle dei poveri, quelle da 2 km. Oh, strano. È solo il 15° oggi. Buono. Comunque animale animale, è assurdo. Io adesso poi dopo contiamo quanti Squirtle abbiamo preso oggi, perché è una marea. Cioè qua c'è gli spawner ovunque. Quasi che riusciamo a fare due blast tra pochissimo. Poi volevo fare anche un video. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. Magari fare un video dove, visto che ho un sacco di caramelle Eevee, magari provare a fare più tentativi di evoluzioni per vedere se riusciamo ad avere tutti delle belle evoluzioni. Quindi ho un Umbreon, Leafeon, Jolteon, Vaporeon, Tumamoreon. E abbiamo trovato anche Babbo Natale. È proprio lui. Non ci credo. Raga! No, adesso. No, dai. Come... Sì! Dove? Ho catturato un Pokémon a caso. Prendilo anche tu. Ho catturato un Pokémon a caso, uscito dito. Non stavo neanche registrando. Sbam! Il Pokémon merdoso. Anzi, il Pokémon Chewingham. Che figo! Bam! Tra l'altro un altro Squirtle, chissà non perché. Non è che era una con l'aroma? No! Dai, io trovo solo uno Spinarak. No. E prendilo, magari è quello. No, io ho visto che cos'era. Era un bello. Era un Sentret il tuo. Sì, era un Sentret. Dai! Ma un Sentret può essere anche uno Spinarak.
Barack. Vediamo se il tuo center è un dito. A Sasha ha trovato questo qua che gli si è diventato trasformato. Gli si è diventato trasformato. E voglio vedere se lo anche a me. Devo farlo veloce che la batteria scarica. Vediamo se diventa dice. Diventa ditto. Se ti dice sì. Diventa ditto. Ti dice. Guarda. Oh yeah, il mio primo ditto. Come si dice? Grazie amore. Ti amo. Che schifo, l'hai sbavata. Pulisci che hai sbavato baciando. Scusa. Ti amo. E come vi dicevo prima, abbiamo 250 caramelle Squirtle. Double Blastoise Smelg One. E anche oggi, in Kinder sorpresa, c'è un altro uovo da 5 km. Ho due paura di essere investito. Ciao! Un pincer di merda. Ma il pincer, ma si trova... 1500? Ma non si trova nelle uova da 10? Ci userò come trita rifiuti. Visto che la bocca è tipo simile. Ragazzi, triplo centret dappertutto. Non si infama la gang. Quella sembra la slot machine di giocare. Triplo centret. Gancio le banconote. Su, su, paga, paga. Ho fatto il triplo centret. Grazie. Ok, siamo arrivati a casa con la maglietta della paperella e voglio fare un riepilogo e qualche evoluzione con voi. Sto aspettando il livello 30 perché così posso trovare i Pokémon più forti e poi appunto evolverli per avere i maggiori punti lotta. Quello che volevo fare adesso è andare a evolvere gli Eevee, anche perché ho 335 caramelle Eevee e per farli evolvere ne bastano 25, così per vedere magari se riuscivo a far uscire tutte le evoluzioni possibili, visto che adesso c'è anche la seconda generazione. Tanto guardate quanto è forte questo Lapras, magnificamente scarso. Allora, partirei intanto dal più forte e andiamo a scoprire che cosa esce da qua. Bam! E dai, cagnolino! Su, su, schiocco le dita, vai che mai impara anche a fare il morto e ad accucciarsi. Adesso vediamo cosa esce, vediamo se... un Flareon. Ok, buono, che tra l'altro non l'avevo ancora. Ci sta, ci sta. Al 1900 qualcosa, con pure fuoco bomba. Ma che cacchio? Ed è che il Vaporeon già ce l'abbiamo. Il Jolteon non lo so, però io voglio anche quelli nuovi, voglio quelli nuovi, dai. Non deludermi, escirà sicuramente un bellissimo Eevee. Dai, se siete così belli vi cambio anche con i gatti in casa. 2098. Mi sta avendo un infartino. Ma meno male che non sei scarso, se no ti mettevo io nella piscina a pulire lo schifo dentro. Dai, io voglio un Umbreon, voglio qualcosa, insomma dai, eh. Umbreon vive nella notte, nel buio, fa scappare i ladri, che io c'ho pure paura. E dai, e frate, e fammi vedere chi esce. Un Jolteon, eccola, stanno uscendo tutti, stanno uscendo. Eccola lì che non c'avevo manco lui, da quanto ho tenuto ste caramelle. 1775. Male, non può caccare le sue mosse, però non preoccuparti, sei comunque bello per qualcuno e non ti incazzare, eh. Allora, questo nuovo Eevee l'ho preso a Koto, quindi a Tokyo in Giappone. Japanoreon esce così con gli occhi a mandorlina. Facciamo che allora esce un Jolteon, visto che c'ha mezzo gli occhi chiusi. Cioè voi capite che siete i migliori, i fottuti migliori che ho tenuto tra tutte le caramelle. Esci, sgancia. Di nuovo Flareon. Basta! E da qua posso vedere in realtà se ci sono veramente le nuove evoluzioni. Ma quando mai io ho avvistato un Tyranitar? Ma mai nella vita? Invece sono ancora più stupido dello stupido, perché se non li ho avvistati non me li fa vedere. Però penso che questo mi faccia bastare il fatto che c'è dopo Vaporeon, Jolteon e Flareon ci sia Porygon e non ci siano gli altri. Ho notato qualcosa di strano. Dobbiamo insegnare le regole base dei Pokémon. Hai fatto vedere il a queste due fanciulle. È quello di Zack. Comunque, allora, adesso vi dirò il numero di un Pokémon e voi dovrete imitarlo. Ok, okay, così vediamo se siete capaci. Poi se volete anche combattere, insomma. Okay. Ma allora, cosa? La puzza dei piedi. Magikarp. Devo imitare. E poi loro devono commentare sì. Chi ha imitato meglio, eh? Certo, ovvio. Magikarp che è ubriaco. Di più. Io devo vederlo in sincro perché sennò non capisco. 3, 2, ferma. Ok, dai, vabbè. Diciamo, vabbè. Era difficile scegliere una vincitrice, quindi vorrei vedere dell'altro. Allora, adesso un bel combattimento, ok? Vai. Tu sei Kakuna e lei è Metapod. Combattete. Sono fortissimi. Sono duri. Fatto a mezzaluna. Ma questo è un cacuno un po' strano, eh. Rafforzatore! Vai, tocca a te! Ruggito! Non c'è ruggito, c'è solo un rafforzatore deficiente! Prima o poi qualcuno si evolverà! Ok, beh, direi che è un combattimento abbastanza vincente. Imitate il Pokémon che imitate appunto meglio. Ah, devi indovinarlo. Vai, okay. Cosa, già che ti sei messa così... Un Goldin? No! Mi dai una mano? Un Persian? Meo che fa attacco col Pokoda. Sì!
Grande! Sì, ok, va bene. Era twerk in realtà. Amore, che cosa può essere? Dito! Allora, adesso dovete farmi vedere che anche insieme potete essere un Pokémon, va bene? Okay. Quindi dovete imitarmi Kangaskhan. Ma che Kangaskhan è questo? Al gioco della cariola? Ma adesso prendo una boccata per terra. Vai! Metti questo sotto. Ci dorme solo il cane lì la sopra. Tira su. Ma c'ha il figlio ubriaco sto Kangaskhan. Tira sulla faccia. Vai Kangaskhan. Facciamo il mio Pokémon preferito. Vai. Mettiamoci in posizione. Ok, questo determina la vincitrice. Quindi di chi è più brava, eh. 3, 2, 1, via. Sì, direi che siamo state brave. Un altro appuntamento loro vogliono, Sì, allora 30.000 mi piace. Ciao. Comunque miei animali, spero davvero che questo video su Pokémon Go vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciamo 30.000 mi piace, perché anche questi video occupano un sacco di tempo per registrarli. Si è stati un pomeriggio intero e mi sono divertito tantissimo questo, quindi spero che sia così stato anche per voi. Grazie per essere arrivati fin qua, siete sempre i migliori. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei bellissimi video lati. Noi ci si becca domani con un nuovo video. Stay angry. Stay angry. Cuckoo.